Sindaco, è qui con Charlotte, ha adottato un cane? Ma noi abbiamo adottato come famiglia un pastore abruzzese, l'abbiamo trovato nell'area di Pescasseroli quando era piccolo, che non sembrava neanche fosse bianco, troppo che era sporco e pieno di fango, ma questa è la sensibilità che dovrebbe inondare una comunità civile, non quella di preoccuparsi di chi deve gestire un canile, ma di chi deve adottare un cane. Questo è l'invito che soprattutto ho fatto ai 220 stalker che hanno mandato dei messaggi all'ufficio gabinetto indossando la posta istituzionale di adottarsi un cane, perché le polemiche stanno a zero, quindi date dimostrazione di voler amare realmente il cane e di non avere interessi a gestire il canile. È vero che ci sono 5 ettari disponibili in via Spreca Cenere? Ma noi avevamo invitato anche con risposte in consiglio comunale e con anche atti ufficiali che invitavamo a proporre una manifestazione di interesse per il progetto di finanza. Il progetto di finanza può avere e può portare in dote anche il suolo, quello che noi avevamo auspicato, visto che c'è oggi, che è arrivata un mese fa dall'associazione Largo Raggio, che è la stessa che gestisce il canile, una proposta di disponibilità, ma aveva anche chiesto un suolo. Noi siamo disposti oggi, visto che non ci sono state altre proposte, a mettere a disposizione un'area interna ai 5 ettari di proprietà del Comune di Foggia in zona Spreca Cenere. Quanto è grave, lei che comunque è anche esperto, insomma, da ex, cioè da dipendente ASL, quanto è grave anche la situazione del randagismo nell'agro di Foggia? Ma io non so i numeri, non so i dati, perché questa è una competenza più dell'ASL, del servizio veterinario, quindi che dovrebbe monitorare la situazione del randagismo a Foggia, che non è più o meno rispetto a quella che succede in tutte le altre parti d'Italia. Io conosco bene il servizio veterinario, fa un servizio efficace ed efficiente, e ringrazio perché i veterinari dell'ASL molte volte svolgono compiti che vanno oltre a quelli istituzionali.